Ragazzi, eccomi qui per un nuovo video. È un video outfit, sto infatti uscendo, sono in un parco e sto andando a fare una passeggiata in centro sabato pomeriggio, quindi ho studiato tutta la mattina e adesso finalmente esco un pochino per rilassarmi. Questo è il periodo d'esami, quindi sono molto presa, diciamo. Sto indossando un outfit molto semplice, allora iniziamo dalla magliettina. È una magliettina a maniche corte, le manichine sono in pizzo, quindi è comunque molto particolare pur essendo semplice, e poi c'è disegnato un gattino. Io amo i gatti e in un video avevo anche fatto vedere la mia gatta, e poi il collare della gattina è fatto tutto in rilievo con delle perline e con delle roselline rosa, molto carina. Poi ho questa gonnellina tutta a quadretti, bianca e blu, quindi si abbina con la magliettina, e tutti questi bottoncini davanti con tante pieghine, è abbastanza corta. E poi ho deciso di indossare queste scarpe che sono molto comode e che ho comprato da Bata, e sono grigio chiaro. Poi per quanto riguarda invece la borsa, ho questa che avete già visto in altri video, bianca, grigio, e invece per quanto riguarda i capelli sono bagnati perché li ho appena lavati, li ho lasciati sciolti. Poi ho per gli accessori questo orologio che è di Pierre Bonnet, è molto carino. E poi questo anello che invece era di mia mamma ed è in argento. Come orecchini invece ho questi, che ve li faccio vedere meglio. Me li ha fatti una mia amica che si diverte ed è anche molto brava a fare oggetti col fimo e in generale accessori e decorazioni, e mi ha fatto questi qui che sono veramente molto carini. Un po' grandi, però a me piacciono molto. Per quanto riguarda il make up, praticamente non mi sono truccata, ho soltanto una matita della Kiko sulle labbra, che è un color glicine un po' particolare, e basta, non ho nulla sugli occhi né sul viso. Niente, questo è l'outfit completo. Volevo farvi vedere anche le scarpe che ho regalato ad Emanuele per il compleanno. Aspettate, che sono queste qui, e sono di Michael Jordan perché lui gioca a basket e quindi è appassionato di tutto ciò che riguarda il basket praticamente, e sono molto carine, quindi beh, ho pensato di farvele vedere perché so che mi seguono anche molti ragazzi. Tra l'altro mi è stato scritto che dico sempre ciao ragazze, ma forse sarebbe meglio che salutassi anche i maschi, quindi ciao ragazzi. E quindi queste scarpe sono per voi, così almeno siete contenti. Spero tanto che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!